Eccoci qua anche questa sera in collegamento con quasi l'Ilva di Taranto. Quasi. Grazie Alessandro Masella, grazie. a te, Lucio, buonasera. Dopo approfondiamo il discorso dell'Ilva di Taranto, era questo quello che... Immagino. No, però potremmo farci un cortometraggio di quelli pesanti. Quello si potrebbe fare una serie infinita di 20 stagioni, se per questo. Cominciamo? Inizia a scrivere, dai. Dai, dai, però, dai, ci sentiamo dopo. No, però potrebbe essere un punto di partenza per sbloccare qualcosa, perché sennò... È una situazione molto, molto, molto complicata quella dell'Ilva. Non so se e quando riusciranno a fare qualcosa a risolverla, sta situazione, ma la vedo dura. Che ciao No. ragazzuoli, Mattias, il primo grande Matthew. Ciao Mattias, grazie di esserci. No, io e te, Alessandro, ci siamo conosciuti come tanti che sto facendo le dirette qua su Facebook. Ci siamo conosciuti ad Ossena sul set di The Carpenter di Steven e è stato amore a prima vista quasi. Un po' con un bancone in mezzo. Ah, se non fosse stato per la barba, per la tua barba, no, è stata davvero una grandissima e bellissima esperienza quella di The Carpenter, dei paesaggi stupendi, i ragazzi, tutti coloro che hanno partecipato, cast tecnico, artistico, davvero gente in gamba, brava e simpatica, è stata davvero una bella esperienza. Aspetta, intanto salutiamo Maurizio, Domenico, Enrico. Domenico e Steven. C'è anche Steven Renzo. Pensavo Eccolo qui. iniziasse dopo. No, noi perché giù al sud dopo devono mangiare, no? Invece Esatto. noi del nord abbiamo quasi mangiato. Alle 19:30 si mangia. Invece giù vicino Taranto, quando hai finito di pranzare, 20 minuti fa, no? Quando ci siamo collegati praticamente. Sì, e tra mezz'ora mangio di nuovo fino a mezzanotte la No, cena. ho visto poi che hai fatto, come si chiama, il corto che hai 6.000 palmine là incorniciate. Ah, quello è stato il mio primo cortometraggio in assoluto, nel senso realizzato. Diretto, scritto e interpretato da me, che si intitola Un certo Olivier Becquet ed è ispirato da un racconto di Émile Zola. L'ho girato nel 2016, estate 2016. È stato molto bello, difficile perché comunque non sapevo bene se sarei riuscito ad affrontare un tale impegno perché ero sia regista sia attore, quindi avevo molta paura, però devo dire che grazie anche ai ragazzi che hanno partecipato abbiamo fatto un gran lavoro con i pochi mezzi che avevamo, anche con un budget abbastanza streminzito, e devo dire che ha fatto il suo perché grazie a quel corto ho avuto diversi riconoscimenti a livello internazionale. Nel gennaio del 2018 sono stato anche ad Hollywood perché ho vinto diversi premi anche negli Stati Uniti d'America, quindi ho coronato anche il sogno di andare ad Hollywood. È stato un sogno ad occhi aperti, davvero. E il tuo avvicinamento al cinema, invece, cinema parliamo per parti, il cinema scritto, il cinema recitato e il cinema, qual è l'altra, la terza parte? Dimmela te. La diretta. Che c'è davanti e dietro la camera e quello che c'ha e quello scritto. Diciamo. No, vabbè, io nasco principalmente come attore. Gli studi che ho fatto sono stati tutti di recitazione. Sì, ho fatto un corso di regia, ma principalmente, diciamo, ho studiato come attore. Poi, come appunto ti dicevo, quando sono tornato qua, che ho avuto la possibilità di realizzare dei progetti miei,
allora mi sono approcciato un po' di più alla regia e quindi di conseguenza anche alla scrittura, quindi alla sceneggiatura. E devo dire che mi hanno preso davvero tanto, anche se mi sento comunque ancora un po' di più attore che gli altri due, però anche la regia e la sceneggiatura mi hanno preso davvero moltissimo, mi piacciono davvero molto, C'è un po' perché più di hanno sono aspetti diversi che mi intrigano parecchio, cioè ogni ruolo ha una sua particolarità, una sua conoscenza, così come il fatto, per esempio, mi chiedono quale sia il mio attore preferito, qual è il tuo regista preferito. E io non so mai rispondere a questa domanda perché dico sempre, come fai a scegliere uno piuttosto che un altro? Ogni attore, ogni attrice, ogni regista ha una sua particolarità, ha una sua impronta che quell'altro non ha. Che so, Tarantino ha quella cosa, quella particolarità che non ha Christopher Nolan. Christopher Nolan non ha quella particolarità che ha Martin Scorsese e così via. Quindi ognuno ha un qualcosa di suo, di unico, quindi scegliere uno piuttosto che un altro è impossibile per me, voglio dire, quindi. è come il discorso della fotografia, no? Con uno stesso soggetto e tanti fotografi fanno tante foto diverse. Esatto. Non verrà mai la stessa foto, saranno tutte diverse, giusto? Aspetta, eccolo. Chi è? Ah, c'è anche Matteo, Matteo. Grande Matteo. auguri, buon Buon compleanno, Matteo. compleanno, Matteo. Grande. Adesso toccherà anche a voi, eh? Io lo so. Preparatevi. Il telefono è cascato. È arrivato il messaggio e si è ribaltato tutto. Salutiamo anche Silvana, che è arrivata. Ciao, Silvana, carissima. E no, però tenendo la penna in mano per scrivere c'è molta più responsabilità che interpretare. Sì, quello sì, anche perché non è assolutamente facile scrivere una sceneggiatura, soprattutto da zero, anche se hai un'ispirazione. Non è facile perché deve essere qualcosa che deve tenere incollato il pubblico dall'inizio alla fine, quindi una parte iniziale dove tu vai a presentare i personaggi, dove la storia inizia a prendere forma, una parte centrale in cui tutto si sviluppa, una parte finale in cui c'è il colpo di scena, il boom. Cioè, scrivere una sceneggiatura rispettando determinate regole non è facile, e allo stesso tempo rendere il tutto dinamico, ritmato. Vabbè, è un'arte a sé, voglio dire, così come tutti gli altri ruoli. Però è bello, davvero molto bello. E devo dire, sto coso che casca sempre appena squilla, dopo un messaggio casca, scusate. E un'altra cosa difficile, dicevo, è quella poi di portare lo scritto al girato, perché quando lo scrivi e lo immagini in un certo modo è fantastico, però poi quando lo vai a girare cambiano una marea di cose. Poi i film diventerebbero tutti, i cortometraggi diventano dei lungometraggi, e i lungometraggi diventano dei documentari praticamente, perché Sì, poi ma poi uno è. a parte questo, perché è assolutamente vero, anche per quanto riguarda le location, ad esempio, nella tua mente tu immagini un certo tipo di location, un certo tipo di personaggio, e poi sì, magari vai a cercare quello che più hai immaginato nella tua mente, quello che si avvicina di più, ma quando ti ci ritrovi poi sul set, comunque non è la stessa cosa, quindi ti devi adattare al luogo, al materiale che hai, alle persone che hai, insomma, ti devi adattare a tante cose, e è diverso, quindi è difficile, insomma, uno se ne può andare anche un pochettino nel panico, come a me è successo, voglio dire. Però Io sta proprio lì a finire, proprio quello.
Io ti ho conosciuto molto posato, molto. No, veramente, perché cioè, eri nella. Non svegliamo che parte facevi, perché ovviamente il film non è ancora uscito, però nel senso eri dentro la tua parte, no? Come quando io ho fatto quelle piccole comparse sulla comparsa con Pantani o altre comparse, è giusto entrare nel personaggio, perché se no dopo alla fine si vede che sei preso e buttato lì, anche solo se hai una battuta, no? Beh, sì, questa è una cosa sacrosanta, diciamo, per un attore. Non importa se si tratta di una battuta, se si tratta di un ruolo da protagonista, quindi dove ci sei dentro dall'inizio alla fine, quella è una cosa che viene in automatico, quella del lavorare sul personaggio e quant'altro. Quindi sì, non Dice, c'entra ti niente. tiro fuori di nuovo il messaggio prima di Manu, che è una speaker, è stata, perché adesso è in pensione, speaker radiofonica della Rai, e adesso ha fatto anche regista in Rai a Bologna, e dice, ogni ruolo, leggilo te, riesci o è troppo in piccolo. Ogni ruolo per un attore deve essere interpretato e sentito fino in fondo. Il regista forse deve riuscire a dare all'attore la giusta parte di interpretazione, parte da interpretare, quindi forse deve riuscire a provare ciò che deve, provare l'attore e cercare di indirizzarlo verso quello che vuole. Sì, innanzitutto molto piacere, Manu. sì, hai detto una cosa verissima, anche se tante volte io, come regista, quando dirigo qualcuno, cerco di non stargli troppo addosso. È vero che un regista deve dare le sue indicazioni, però io sono quel tipo di regista che lascia comunque molto spazio all'attore, alla sua interpretazione, per far sì che lui, l'attore, interpreti il suo ruolo in modo libero, naturale, perché sono del parere che dando troppe indicazioni, lì devi fare così, poi ti devi girare in quel momento, devi fare quello sguardo, bla 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 bla, l'attore poi si ritrovi un po' forzato e tende ad essere tecnico e a volte anche finto, ma non perché non è un bravo attore o quant'altro, non dipende assolutamente da questo. Ma proprio perché per rispettare magari quelle che sono le volontà del regista quando sono troppo, quando un regista ha troppe esigenze sulle piccole movenze che un attore deve fare, tende ad essere tecnico e quindi non molto naturale. Quindi io sono uno che lascia molto fare all'attore. Vediamo cosa c'è. Lasciare spazio è una cosa che nel momento in cui scegli l'attore più o meno sai già cosa puoi darti. Sì, anche questo è vero. Anche questo è vero assolutamente, perché già quando vai a selezionare, fai casting, scegli l'attore, quello che sia, già sai determinate cose, quindi su questo sono assolutamente d'accordo, non posso dire niente. Però sai, molte volte può capitare sul set come dire, di non essere d'accordo su determinate cose, quindi possono anche nascere, diciamo, degli screzi, anche se poi alla fine è il regista, ovviamente, quello che comanda, che ha ragione, io sono regista, ti fa come ti dico io. Però, ripeto, io comunque tendo a lasciare spazio all'attore in modo tale che sia più naturale. Se poi, chiaro, non mi piace quello che fa, allora dico, bah, vabbè, fermati. Però sì, ok, ti lascio fare, però devi rispettare comunque delle cose che dico io. Poi fai come ti pare. Io Perché? ho visto Vai. che hai fatto un cortometraggio finito, perché ho visto un trailer. Vuoi che guardi, volevo mettere questo trailer. Vuoi prima parlare di quello che hai fatto e poi mettiamo il trailer, o facciamo il contrario? Ah no, dai, presentiamolo prima, Dai, così magari chi sta creiamo un vedendo po' di prepara suspense. la visualizzazione.
Aspetta, Steven ha una domanda. Quando Steven ha una domanda, bisogna fermarsi. Fermi tutti. Vai, Steven. Steven deve scrivere sul computer. Comunque, adesso appena scrive. No, però ho visto già il colore, no? Il colore tipo la mia maglia, dell'inizio del trailer. È un colore caldo che ho cliccato volentieri perché c'è questa piuma, Sì. penna, no, è una piuma, no? Penna, sì. Una penna. E tutto quello che è quasi medioevale o che ti dà quell'atmosfera di antichità, a me piace un sacco. Sì, allora No, partiamo dal presupposto. Vai, ferma. scusa. Steven ha scritto. Vai, vediamo. Quanto è servito a livello formativo anche per i lavori seguenti l'esperienza sul set di The Carpenter? Ah, grande, Steven. Una domanda così me la potevo aspettare soltanto da te. No, ripeto, come dicevo prima. È stata una bella esperienza quella di The Carpenter e sicuramente mi ha aiutato perché io cerco di prendere tutto quello che posso da qualsiasi progetto a cui prendo parte e anche The Carpenter mi ha dato molto, ha assorbito molto da questo progetto riguardo l'organizzazione, per come sono state gestite le cose, e quando io osservo molto, voglio dire, le persone che prendono parte a questi progetti e sono molto attento a qual è il loro come si approcciano, diciamo, ad affrontare quelle che sono le esperienze, il set e quant'altro. Quindi, sì. Ho imparato, ho assorbito delle cose positive anche dal set di The Carpenter, per il quale mo, non perché ci ho partecipato e bla bla bla, però lo sai, te l'ho detto anche in quei giorni sul set, mi è piaciuto il tuo modo di dirigere il progetto, l'organizzazione. Perché non è una cosa che dico a tutti, cioè ci sono stati dei progetti in cui l'ho detto palesemente, voglio dire, no, vabbè, ma che merda, mi sono trovato male, non mi piace, bla bla bla, però in questo caso lo sai, ripeto, te lo dissi a cuore aperto anche sul set, che mi sono trovato davvero bene con te, con Pietro Lovato, con David, con Lucio no. Lui, con tutti i ragazzi, quindi è stata un'esperienza molto, molto positiva. Molto. Io da fotografo, The Carpenter mi ha formato un'esagerazione, nel senso che da 400-500 foto al giorno iniziali sono arrivato a fare 150 foto al giorno, 100-150 foto negli ultimi giorni, proprio per già scremare all'inizio, no? Proprio sul nascere il tipo di foto, perché devi pensare alla foto da copertina, alla foto del manifesto, alla foto varie foto, no? Quindi è inutile fare 500 foto di cui 400 le butti via, perché sì, sono belle, sono un ricordo e tutto il resto, ma materialmente non servono. È bello vedere con altri occhi, dopo soli 4-5 giorni, riuscire a fare questo passaggio di scrematura è stato importantissimo, tant'è che quando vado fuori adesso, già ieri anche ho fatto delle foto e quando ho un soggetto che è quello, è inutile che scatti uno, due, tre. Ci sono tanti fotografi che fanno rrr, 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 la raffica, no? E poi Scattano. scelgono dopo. Io sono quello che le foto, forse ne hai viste qualcuna, Sì, ha sì.
alla fine quante ne avrai di tue? Una decina, di tutto il set una decina, però... Una buona, diciamo così. Esatto. No, vabbè, una... E scattare tante foto poi così a manetta senza magari neanche pensarci un po' su, sì, magari tipo sicuramente ti capitano quelle foto che a volte anche per caso fai degli scatti meravigliosi, però poi quando te le vai a rivedere tutte non osi immaginare che casino deve essere, cioè andarsene a vedere una per una così. Me la sono sempre chiesta questa cosa quando ho fatto dei book fotografici o parlando con dei fotografi. Cioè, a me verrebbe il mal di testa, tipo, come quando io o Steven, diciamo, da registi andiamo ad affrontare il montaggio di un film. Cioè, roba da mal di testa, però. Torniamo sul discorso del cortometraggio dal color sanguigno. Allora, ti No, spiego in poche sanguigna parole. poi, è femminile, il colore è questo qua, cos'è? Sanguigno o sanguigna? Vabbè. Quello che è. Quello che è. Allora, Morella My Wife è un cortometraggio ispirato ad un racconto di Edgar Allan Poe, che si chiama per l'appunto Morella. È un piccolo racconto di una raccolta di novelle scritto nella seconda metà dell'Ottocento, e infatti questo corto l'ho voluto ambientare proprio tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del 1900. Per questo vedi quell'atmosfera. Era comunque molto spesa, quel senso di maledizione. Il senso di maledizione. Mamma mia, senza che ce lo tengo proprio in mano. E ti dicevo, è ambientato appunto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Devo trovare una soluzione a queste cose. È il bello della diretta, è anche questo. Io l'altro giorno mi Trovare sono queste alzato cose. per andare a soffiarmi il naso, pensa a te. Vabbè. Ok, allora dove eravamo? Guarda, l'idea di questo corto è nata quando, per puro caso, con mio padre stavamo sistemando della roba in ufficio ed ho trovato tutta una serie di documenti, oggetti appartenuti al mio bisnonno. A me queste cose piacciono tantissimo, queste cose storiche, antiche, mi fanno impazzire. E allora stavo lì a leggere queste lettere, a vedere questi oggetti. Ho trovato la pipa che fumava il mio bisnonno, gli occhiali del mio bisnonno. Sono letteralmente impazzito e ho sempre detto che appena avrei fatto qualcosa, di nuovo, di mio, avrei avuto la possibilità di inserirci anche questi oggetti, anche per rendere omaggio, se vogliamo, lo avrei fatto. Dopodiché, io da appassionato, voglio dire, del genere noir, così come lo è anche Morella My Wife, anche se noir generalmente è riconosciuto come poliziesco, questo è un genere che deriva dal noir, è il racconto gotico, se vogliamo essere precisi. Da amante di questo genere, poi mi sono imbattuto in questo piccolo racconto di Edgar Allan Poe e lì ho detto, beh. Questa è l'occasione perfetta per unire le due cose, perché la storia di Morella mi ha fatto impazzire. L'epoca, le ambientazioni storiche che io amo da morire, ho detto no, vabbè, lo devo fare per forza. È stato uno di quei fulmini proprio a ciel sereno, ho detto boh, è questo, è lui il mio prossimo progetto, è questo che devo fare. Allora lì ho iniziato a studiare bene la situazione, informarmi, finché poi nel febbraio del 2020, dopo aver organizzato tutto, ho effettuato le riprese di Morella My Wife. Fortuna ha voluto che io ho finito le riprese di Morella il giorno 27 febbraio 2020. 3 giorni prima che venisse proclamata la pandemia globale. Quindi, come dice Manu, tra che ti si ribalta il cellulare e tra che hai fatto venire il Covid. Questo è Edgar Allan Poe, esatto, Manu. Facciamo Lui, grande, non lo sapevo. vedere,
Facciamo vedere il trailer e poi dopo racconti un po' del personaggio che è con te e come ti sei trovato. Vai. Aspetta, che io sono lento in queste cose. Allora. La mia storia inizia una sera di dicembre del 1899. Fu così che la conobbi. Nel più comune dei modi, nel più comune dei modi. Ne fui subito attratto. Ma in fondo sui gli occhi lucenti e malinconici, qualcosa di assai cupo e misterioso si nascondeva. Sono tutti pieni di libri. Questi libri mi hanno educato, cresciuto. Mi hanno fatta diventare quella che sono. È disumano. Cosa c'è di disumano? Io sono quei libri. Quei pensieri. Com'è possibile? Io sono Morella, tua moglie. Aspetta. Ok. Com'è possibile? Quante volte hai... Buongiorno, picciotti e picciotte. Io sono Sebastiano. Picciotto e picciotto, non c'entra niente, non avevo... Quante volte hai urlato che ti sarà andata via la voce? Guarda, non puoi immaginare, ci stavamo anche affumicando perché quelle scene che poi sarebbe la casa dei due protagonisti, ovvero la mia e di Morella, è un castello molto antico, barocco del 1600, 1500, 1600, che si trova qui in un paesino vicino al mio, dove c'era questo enorme camino ad altezza d'uomo acceso, sempre acceso. La camera era una nube di fumo, quindi fra la voce che mancava, la stanchezza, il fumo, guarda, non ti voglio dire massacrante, però è stata un'esperienza questa veramente sublime. È quel progetto che ho sentito di più fino in fondo rispetto agli altri. Non che gli altri li abbia fatti così, diciamo, alla di cane, però questo lo sentivo proprio mio fino in fondo, non so se mi spiego, quindi Probabilmente se non andavi a fare ripulisti in ufficio non sarebbe uscito così. no, probabilmente no, magari avrei fatto qualcosa di simile, perché comunque, ripeto, amo quelle ambientazioni, amo la storia, quelle cose antiche, quelle epoche, soprattutto quelle epoche, quella della Belle Époque, dove per l'appunto è ambientato negli anni in cui è ambientato Morella. Però probabilmente sarebbe stato diverso, comunque non l'avrei sentito così profondamente mio. Invece sono completamente soddisfatto del risultato, anche grazie al mega lavoro di tutti i ragazzi, sia del cast tecnico che del cast artistico. La fotografia, questa luce soffusa, bellissima, a cura di Andrea D'Aversa, ad esempio, e di Mattias per l'appunto, l'audio di Battista, che hai conosciuto pure tu, così come gli altri, le riprese di Pietro Manica, insomma, tutti, i costumi erano spettacolari, quindi è stato davvero meraviglioso, meraviglioso. Anzi, voglio raccontarti appunto delle particolarità riguardo a questo corto, soprattutto ai personaggi principali che tu mi dicevi prima, magari dopo parli un po' dei personaggi principali.
cercherò di non svelare troppo, ovviamente, se no si perderà tutto il tempo. No, ma quando uscirà intanto? Allora, al momento il corto sta per entrare, diciamo, nel circuito dei festival, quindi adesso non, per un po' non sarà reso pubblico, proprio per fare il giro dei festival di tutto il mondo. Quindi almeno per un annetto non sarà visibile a tutti. Dopodiché lo renderò completamente pubblico. Quindi inizia. Vai, puoi parlare la particolarità, come prima mi chiedevi dei personaggi, no? Magari parli un po' dei personaggi. Una difficoltà che ho trovato è stata quella di scegliere i nomi. Vabbè, ovviamente Morella è il titolo del testo, quindi era già trovato il nome per lei. Però il mio, per esempio, io nel film sono un medico e mi chiamo Leonard Agalpe. Ho fatto una fatica a trovare il nome per lui, perché doveva essere un nome, lui comunque fa parte di un ceto sociale comunque abbastanza alto, quindi cercare un nome elegante ma che allo stesso tempo abbia comunque un significato. Alla fine, dopo tanto sbattimento, ho scelto Leonard Agalpe, che altro non è che un anagramma di Edgar Allan Poe, neanche a farlo apposta. O Morella, gli ho dato un cognome che è Von Exe, perché lei, da racconto, da origine, è di origine tedesca, è una dama di origine tedesca, che dedica la sua vita, come scopre poi appunto Leonard, allo studio dell'esoterismo e del satanismo, quindi di libri satanici ed esoterici. È da qui che poi si scatenano tutta una serie di conseguenze che porteranno ad eventi che non vi sto qua a dire, perché altrimenti rovino tutto, ma succede un po' il finimondo, diciamo. E dato che lei, appunto, chi è? Biagio Consiglio. Grande Biagio, ciao. Il papà di Mattias. E dato che lei, appunto, è appassionata, ha dedicato la sua vita a questi studi di stregoneria, di esoterismo, di satanismo, ho scelto il cognome per lei, Von Exe, che in tedesco significa per l'appunto strega. Quindi è Morella Strega, praticamente, tradotto in italiano. Questa cosa. Entro alla fine della diretta, secondo me, riceverai anche una chiamata che ti manda in palla il cellulare. Infatti, già sei andato in palla. Appena detto, no? Le ultime parole famose. Devo ricevere una chiamata? Non lo so. No, però secondo me il signor Allan Poe farà in modo che questa diretta cadrà di botto. Sicuramente. Anzi, magari se no, tre messaggi. Sogno, mi viene a fare una visita. No, e parlami di, a parte i nomi, mi hai detto. Chiara, che ho visto che ha interpretato lei, che poi l'ho conosciuta sui social, non ci siamo praticamente mai parlati, ma chiacchieriamo sui social, e mi ha detto, quando ho visto fa due dei tuoi amici che abbiamo in comune, fa non ho pensato più di un secondo a darti l'amicizia, mi ha detto questo. Riferito a te, a me, non ho capito. Ho visto Facebook, mi proponeva l'amicizia di Chiara, che è la tua. Allora, quando, perché mi collegavo al discorso dell'attrice tua per così fargli un po' di Chiara, e quando io le ho mandato la richiesta di amicizia su Facebook, lei mi disse: due dei nostri amici in comune fanno sì che io ci ho messo un secondo per accettare l'amicizia, pur non conoscendoti. Guarda, ti dirò, dato che mi hai spiegato appunto questa cosa, che non hai perso un attimo nel mandare l'amicizia a Chiara, prima di Morella, prima delle riprese di Morella, io Chiara
non la conoscevo né l'avevo mai incontrata in vita mia. Ero alla ricerca della Morella perfetta, quindi con Pietro Manigrasso abbiamo fatto dei casting, sono presentate anche molte persone, molta scelta, e c'erano, diciamo, delle preferenze, però che non mi soddisfavano al 100%. Non lo so, non ero sicuro, magari avrei organizzato degli altri casting o qualcosa del genere, non lo so. Poi, siccome abbiamo, anche senza saperlo, degli amici in comune con Chiara su Roma, come per te, mi è uscita tra i suggerimenti di amicizia. Nel momento in cui l'ho vista, sai cosa ho pensato? È lei. È lei. Cioè, era la Morella che io avevo impresso nella mia mente, ed è stato uno shock, come direbbe Renzi, shock because... È stato, ma veramente, era lei che avevo sempre immaginato quando scrivevo la sceneggiatura, quando ho letto il racconto di Edgar Allan Poe, Morella la immaginavo così, quindi era lei. Allora l'ho contattata, ho detto, senti Chiara, le ho parlato, mi sono presentato, le ho raccontato le cose, e anche lei è rimasta comunque molto sorpresa, perché così io sono andato dritto, spedito praticamente, ma com'è, non ci conosciamo neanche, voglio dire. E lì poi, vabbè, abbiamo avuto ovviamente modo di parlare, di raccontarci, di conoscerci un po', perché comunque sì, effettivamente, ok, la sua fisionomia mi aveva colpito molto, però è chiaro che avevo bisogno di capire se cose prima di sceglierla. Però è così che è nato il discorso con Chiara, quindi non la conoscevo prima, e poi dopo che ci siamo appunto un po' conosciuti, anche se virtualmente tramite telefono, bla bla bla, e poi ho deciso, diciamo, mi ha convinto del tutto, quindi poi ho deciso di prendere lei, di far fare a lei Morella. Poi quando ci siamo ritrovati sul set, lì proprio non ha avuto più il benché minimo dubbio, e sono stato contentissimo e fortunatissimo della mia scelta, assolutamente. Mi dicevi? Davvero, davvero molto talento, ha capito quello che io volevo da lei, lo ha capito subito, ha capito il personaggio, ha saputo affrontarlo in un certo modo, dandoci anche comunque il suo tocco, una sua impronta, però senza esagerare, perché tornando al discorso di prima, sì, io lascio comunque molto fare l'attore all'attore in modo tale che sia naturale, però magari, e lei è stata molto brava in questo, mi ha capito esattamente che cosa volevo. Salutiamo Steven che ci abbandona, fate i bravi, la risposta è mai. E salutiamo Maria che è arrivata da poco, però guarderà la diretta in streaming domani su YouTube. Mi dicevi, e poi ci avviamo verso la conclusione, che da vicino l'Ilva di Taranto ritornerai nella capitale. Esattamente, sì. Passo dai fumi dell'Ilva allo smog della città. Per cambiare aria, sporca, sempre sporca, ma per cambiare aria. No, comunque, poi vai, scrivi qualcosa da là, oppure registri qualcosa da là? Da dove? Da Roma. Beh, sì, ovviamente. C'ho già dei progetti in realtà in ballo
per il futuro, per i prossimi mesi, oltre a una sceneggiatura che già io ho scritto, ma che non ho mai poi portato, voglio dire, al girato, che è un lungometraggio, questa volta sempre sul genere noir, racconto gotico, perché quello è un po' il mio, inutile prenderci giro, il mio stile, voglio dire, è la mia strada, se vogliamo, perché è un genere che amo tantissimo, perché è un mix di tanti generi. Il noir è allo stesso tempo un thriller, un giallo, un horror, un poliziesco, uno psicologico, e questa cosa a me fa impazzire da morire, quindi è un po' la mia via, la mia strada. E quindi questo progetto che sono in fase, diciamo, di organizzazione, che vorrei realizzare dopo un anno e mezzo che ci ho messo per scrivere questa sceneggiatura. Poi dovrei partire sempre su Roma con le riprese di una miniserie, di cui però non posso svelare praticamente niente al momento, ma dovrebbe essere una cosa che si girerà a breve, quindi nel giro dei prossimi 2 o 3 mesi. Quindi comunque già si sta, anche se sono ancora qui, si stanno già muovendo delle cose su Roma. Poi appena Esatto, sarà possibile, appena questo cavolo di Covid ce lo perché permetterà. siamo stanchi di stare fermi. Stanchissimi, stanchissimi, Lucio, non se ne può più, davvero più. Stanchi di stare fermi, stanchi di sentire tutte ste robe in TV, dove ormai non si parla d'altro, cioè non ce la faccio più, Lucio, non se ne può davvero più. Sono a sentire tutte queste Organizziamo. indagati che aumentano, persone che muoiono, locali che chiudono, guarda, mette veramente angoscia sta cosa, e speriamo veramente possa finire quanto prima, non si può più andare avanti così. Concludo la chiacchierata Grazie, con in bocca al lupo un anche po' se non ti di mani. conosco, però sei fantastica, te lo dico. E poi ci sentiremo, secondo me ci vediamo prima di sentirci la prossima volta, Ci perché... vediamo prima. Magari, Lucio, magari. No, Non perché io poi sono... non mancherà occasione, assolutamente. Ci Io dobbiamo sono beccare. stanco anch'io di stare in casa e ieri facendo qualche scatto così mi si è riaccesa la lampadina, nonostante tutto... Una fatica fisica perché macchina fotografica e rimanere in posa, no? Certo. Dopo tanti mesi che non resti in quelle posizioni assurde, perché te mai visto che io non è che mi chino, mi contorgo, no? E per me è una fatica proprio vivere quel momento lì, è una fatica assurda, però ne ho voglia. Da domani il video, cioè la chiacchierata sarà su YouTube, il canale Miraggio Deluxe, poi ti passo il file che lo puoi mettere anche sul tuo. E tu dove sei raggiungibile? Come? Tu dove sei raggiungibile? Quali sono i tuoi canali? Canale YouTube, Alessandro Masella, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tutto. Tutti i social, YouTube, questi sono. Ok, ti ringrazio ancora, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato per 43 minuti, che sono i 15 minuti, sono diventati 43. 43, porca miseria. Grazie a te, Lucio, mi ha fatto Ricordati veramente quello che ti ho detto all'inizio della diretta, eh? piacere. Aspetto il copione per venire giù all'Ilva. Dai, è andato. Già, lo giuro, lo faccio una promessa, veramente. Ad Buona una condizione, serata. però. Ad Eh? una condizione. Che devi fare? Eccola. Mi devo Zero. fare la barba? A zero. Voglio vedere la pelle proprio, a zero. A questa qua, aspetta che ci Altrimenti sarà qualcuno che scriverà qualcosa. Io non c'è niente. Sì. posso farmi anche la barba, ma sai che prezzo ha? Che prezzo? Sai a che prezzo?
perché la barba cresce grande, ma viene tagliata pagando. Quanto per pelo? Possiamo parlare. Ti ringrazio ancora. Ciao Alessandro. È stato molto bello passare un po' di tempo con te, visto che non ci vedevamo da un po' di tempo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, è stato un vero piacere. Ok, ciao. Ciao a tutti.